Bene, abbiamo concesso pochissimo, abbiamo concesso qualche tiro da fuori. Secondo me dovevamo essere un po' più bravi anche noi nella gestione della palla, abbiamo perso troppi palloni e questo, diciamo, ci ha fatto correre un po' tanto, però questo mi è andata anche bene perché si è messa in evidenza l'unità della squadra che non ha mai diciamo, lasciato libero campo alla Reggiana, quindi è un segnale positivo da parte nostra e alla fine accettiamo di buon grado il risultato. Ovviamente il rammarico della Reggiana erano le tante assenze, la squalifica e infortuni, ma questo fa parte delle un aspetto importante da sottolineare della partita del Teramo, che siete venuti a Reggio con Donnarumma e la Padura, che siete tenuti fino alla fine e non mi sembra che abbiate fatto solo una partita di contenimento, cioè non vi siete accontentati dello 0-0. No, assolutamente, anzi l'errore che secondo me abbiamo fatto è quello di ricercare troppo la profondità, troppo le verticalizzazioni, rischiando troppi passaggi. Dovevamo giocare in una partita un po' con palla più sicura per cercare di far correre anche un po' la Reggiana. Questa troppa frenesia di voler far gol, di voler attaccare, secondo me è stato un errore, però la nostra mentalità è questa, non è che andiamo diciamo, ad affrontare le altre squadre speculando sulla fase difensiva. Oggi diciamo potevamo alla fine chiudere anche bene questa partita, però penso che il risultato sia giusto. Beh, visto, chiuderete bene il campionato l'ultima in casa con l'Ascoli, è uno bello scherzo questo del calendario. Ma guarda, noi abbiamo ancora tante partite perché adesso giovedì affrontiamo il Tutto Cuoio con una squadra molto molto organizzata, ci farà sicuramente penare, quindi diamo un passo alla volta, concentriamoci partita per partita come abbiamo fatto questa sera e speriamo che arriviamo a quella partita per giocarci qualcosa di importante. Grazie mister, grazie mille, complimenti perché insomma